Nel 1969 John Randall e Iceberg vedono un cucciolo di leone in vendita ai grandi magazzini Harrods di Londra. Vedendolo costretto e solo in una gabbia molto piccola, decisero di dargli una casa. Un vicario del posto permise loro di allevare il cucciolo, poi chiamato Christian, nel prato della chiesa, ma in poco tempo quello spazio divenne troppo piccolo. L'unica soluzione possibile fu il suo reintegro in Africa, a cui i due parteciparono attivamente. Un anno dopo il desiderio di fargli visita, ma gli venne detto che il leone era diventato il capo del suo branco e per questo motivo, essendo divenuto completamente selvaggio, non li avrebbe di certo riconosciuti. And I hope you have all you dreamed of. Nonostante questo, John e Ace decisero di partire. Dopo molte ore di osservazione, ciò è quanto accadde quando finalmente trovarono il terribile leone selvaggio. E gli ha anche presentato sua moglie. L'amore non conosce limiti e la vera amicizia dura una vita. Time to live in London and